Presidente, si avvicina martedì grasso, quali sono gli appuntamenti che avete organizzato? Bene, quest'anno abbiamo organizzato un martedì grasso un po' diverso dal solito. È un martedì grasso che sarà tra sacro e profano. Perché profano? Perché ospiteremo due danze popolari, il saltarello marchigiano, a cui la regione tra l'altro ha dedicato una legge, e la pizzica. Perché il saltarello marchigiano lo capiamo, perché la pizzica, perché qui a Fano è nata la prima scuola di pizzica delle Marche e abbiamo un danzatore semiprofessionista con sindrome di Down. Perché le danze popolari? Perché sono quella parte profana, quel modo di corteggiarsi un po' ammiccante, e dopodiché ci sposteremo tutti in Duomo per la parte sacra. Quindi andremo tutti in Duomo. In Duomo ci sarà uno spettacolo che si intitola Il mio grido giunga fino a te. Sono dei testi tratti dal Mercoledì delle Ceneri di Thomas Eliot, e la compagnia Ex Novo, guidati da Pietro Conversano e con il supporto e la collaborazione della Cappella Musicale del Duomo e la direzione del maestro Baldelli, terranno in scena appunto questo spettacolo corale, il che vuol dire che la recitazione sarà all'unisono, quindi una recitazione molto particolare, molto suggestiva, e che ci riporterà a quello che poi è il giorno dopo, il primo giorno di Quaresima. Torneremo poi in piazza ovviamente per il rogo del pupo, per la riconsegna delle chiavi al sindaco e per appunto darci appuntamento per il 2025. Carnevale!